Ben ritrovati a un nuovo attesissimo appuntamento con il Rock Talk Show. Siamo arrivati alla settima puntata di questa stagione 2023, quella a cui analizzeremo insieme quello che è successo davvero tanto in pista a Franciacorta lo scorso weekend per il sesto round della Rocca Pitaglia. Ormai siamo anche agli sgoccioli di questo campionato, quindi le corse, le lotte ai titoli sono anche apertissime, sarà un argomento della nostra trasmissione. Tanta partecipazione, tanto successo per quanto riguarda il numero di piloti, pensate ben 215 a lottare in pista, ovviamente diviso nelle sei categorie, ma tanto successo anche nel pubblico che ha riempito il kartodromo di Franciacorta. Ha riempito le tribune, quindi c'era un'atmosfera pazzesca. Io direi di rientrare nel mood di quell'atmosfera. Musica e immagini con la nostra cartolina, godetevelo e poi torniamo qui e ne parliamo. Lo sapete, insomma, lo sanno tutti gli amanti del motorsport che il tempo, ovviamente sto parlando del tempo meteorologico, ogni tanto ci mette lo zampino, è sempre un arbitro un po' inconsapevole e a Franciacorta il meteo è stato bellissimo, lo avete anche intuito e rivisto nella clip che abbiamo appena visto insieme, cielo azzurro, temperature molto alte anche, quindi condizioni d'asciutto stabili di cui hanno approfittato ovviamente tutti i piloti in pista, creando e regalandoci anche tanto show.
partendo dai più piccoli. Quindi io rivedrei insieme a voi quello che è successo in pista per quanto riguarda la categoria mini, highlights, il race report, quindi poi ne parliamo insieme e soprattutto vi presenterò loro, i primi piccoli protagonisti di questa nuova puntata del Rock Talk Show. Grande successo in termini di partecipanti anche in questo weekend per la Mini Rock, con il tutto esaurito di 50 piloti impegnati in pista. Le prove cronometrate si tingono di rosa: Sofia Povaznaya, la più veloce del gruppo 2 con un tempo di 56.267, fa registrare la pole position e batte Alberto Masotto in testa al gruppo 1 con il tempo di 56.460. Angelo Pecoraro ottiene il terzo posto, seguito in classifica da Zach Zhu, quarto, da Marcel Zebo, quinto, e da Daniel Hakkinen, sesto. Alessandro Nanni, Leonida Speruzzi, Antonio Reginaldo Pizzonia Neto e Pietro Bagutti completano la top 10. A seguire troviamo Tommaso Cristoforo, Manuel Miguez Gaios, Achille Rea, Antonio Ianni, Enzo Eit, Dario Palazzolo, Giuseppe Noviello, Lorenzo Vilao Amaro, Riven Esteves, Andrea Galimberti, Niccolò Carrara, Emiliano Hernandez, Benjamin Westwood, Luca Muzzolon, Tommaso D'Ambrosio, Andrea Carbone, Matteo Infantino, Lorenzo Di Pietrantonio, Ella Hakkinen, Daniel Pasquali, Johannes Buchammer, Lorenzo Zucchetto, Shea Shield, Elias Mitaki, Palmentelischi, Momcilo Davos, Davide Di Filippo, Vincenzo Salierno, Carlo Pongraz, Jamie Herart, Augustin Feligioni, Gianmaria Ferretti, Valentino Vivian, Amine Pantoli, Alex Dalmaso, Nicolas Bertolani, Brian Filippelli, Francesco Lisignoli, Julian Frasnelli e Leon Beller. Le gerarchie vengono totalmente rivoluzionate a seguito dei risultati nelle qualifying heats, decisive per l'assegnazione dei posti sulla griglia della partenza della finale. Bagutti sorprende tutti con due vittorie e ottiene il primo posto, mentre Peruzzi vince una manche e si proietta in seconda posizione. Pecoraro è stabile in terza posizione, con Nanni quarto e Povaznaya quinta. Nei primi dieci trovano spazio Cristoforo, Rea, Palazzolo, Zu e Redondo. Masotto scivola quindicesimo, addirittura Zebo è quinto, a causa di un ritiro nella seconda heat. Spettacolare quanto combattuta la finale del pomeriggio. Bagutti non sbaglia la partenza e tiene strette le redini della gara, mentre Peruzzi non brilla dalla linea esterna e lascia passare Pecoraro, Povaznaya, Zu, Cristoforo, Nanni, Rea e Palazzolo. Nonostante gli attacchi dei rivali, Bagutti riesce a conservare la leadership nel corso dei primi sette giri, finché all'ottavo passano davanti uno scatenato Palazzolo, Zu e Pecoraro. Lo svizzero resiste appena una tornata alle pressioni di Zu, Bagutti, Pecoraro e Povaznaya e purtroppo rimane coinvolto in un contatto che lo manda in testa a coda. La vittoria è un affare a 4. Nella volata finale Bagutti precede Pecoraro di soli 64 millesimi. Seguono Povaznaya terza e Zu quarto. Tuttavia Pecoraro e Zu vengono penalizzati di 5 secondi per lo spoiler frontale in posizione non corretta e di conseguenza muta il podio. Povaznaya sale al secondo posto mentre Nanni dal quinto passa al terzo, invariato il primo posto di Bagutti. Non è stato un risultato scontato quello della Mini Rock, soprattutto quello della finale, lo abbiamo appena rivisto insieme nel Race Report. Tanta adrenalina, tanti grandi ma ovviamente piccoli protagonisti. Io oggi sono felice in questa puntata del Rock Talk Show di conoscere, ma anche farvi conoscere, tre nuovi protagonisti, perché per loro è la prima volta che vengono ospiti qui da me, ma ovviamente da voi. Io parto presentandovi Sofia Povaznaya. Sofia, piacere. Sì. La mia pronuncia è corretta? Sì. Andava bene? Sì. Perfetto, piacere, ben ritrovata qui con noi. Giuseppe Noviello. Piacere. Piacere, ben arrivato anche a te al Rock Talk Show. E poi Alberto Masotto. Buongiorno. Ciao ragazzi, pronti a raccontarmi come è andato il vostro weekend a Franciacorta? Sì. Ma prima di tutto, dato che qui ormai è diventata una famiglia, no? Cerchiamo anche di capire, conoscervi meglio, e io sono curiosa, come tutti quelli che di solito ci vedono, che vogliono anche avvicinarsi al mondo dei kart, come vi siete avvicinati voi al mondo dei kart? Come è nata la vostra passione e come avete iniziato? Sofia, partiamo da te. Io quando avevo 3 anni
Sono andata a un compleanno di un amico e abbiamo fatto quelli kart, quelli piccoli che vanno tipo 10 km per ora. Dopo 2 anni il papà di questo amico ha detto oggi è l'ora, andiamo a quello noleggio, proviamo e dopo tipo via e via. Tipo sì. Ti è piaciuto subito? Alberto invece, scusa, Giuseppe, poi Alberto. Mio papà era campione italiano di rally e un giorno siamo andati a Castel Volturno e abbiamo provato, diciamo, questi kart piccoli. Era il 5 gennaio del 2018 Memoria. e il giorno dopo era la Befana, non sapevamo che regalo prendere. Il proprietario della pista aveva detto che già andavo bene e quindi il giorno dopo abbiamo preso il kart. E da là è nato tutto. Tra l'altro, a proposito di regali, ti faccio gli auguri un filo in ritardo perché so che è Grazie. appena stato il tuo compleanno. Quindi auguri da parte di tutta la famiglia del Rock Talk Show. Alberto, è il tuo turno. Come ti sei innamorato di un kart? Mio papà, mio nonno e mio zio correvano, e quindi è una passione di famiglia. E un giorno siamo andati a Ala, a Trento. Lo zio me l'ha fatto provare perché è lui che li fa e da lì mi sono innamorato e ho seguito la famiglia. Va bene, belle sempre queste storie. Vedremo poi le vostre storie, come proseguiranno con il kart, ma torniamo a parlare un po' di quello che è successo a Franciacorta. Sofia, non è, secondo me non è tanto comune, no? E lo dico anche da donna, vedere una ragazzina che le dà così di santa ragione a tutti i suoi colleghi maschi per prendersi la pole position. Qual è stato il tuo segreto? Per trovare la posizione corretta, per fare il giro in slipstream, per non pe perdere il tempo nelle curve, quindi prendere un po' lontano, sì, fare il giro. Quindi hai studiato, ci vuole anche un po' di furbizia per fare quello che hai fatto. Giuseppe, invece, contrariamente a quanto ha fatto Sofia, tu nelle qualifiche, nelle manche, qualche ostacolo l'hai trovato. Ci spieghi tu cosa è successo? Nelle qualifiche non siamo riusciti a trovare il trenino giusto per la scia e quindi tra sorpassi non siamo riusciti a chiudere un giro. Alberto, invece tu la scia l'hai trovata? Sì o no? Allora, Perché comunque hai fatto un bel secondo posto in qualifica. ero in scia, però ero troppo vicino e al tornante l'ho passato. Quindi ho perso un po' di tempo, però sono riuscito a farlo lo stesso perché mi aveva già dato mezzo giro di traino. E sono riuscito a passarlo il più limpido possibile per riuscire a perdere meno tempo. E lui, quando mi ha visto dentro per non farmi perdere, mi ha lasciato andare, diciamo, e dopo è uscito il tempo. E tornando a te, Sofia, che difficoltà invece hai incontrato poi nelle manche, anche se poi ti sei ripresa nella finale perché sei riuscita a lottare per la vittoria fino all'ultimo giro. Sei felice per il podio o pensi di più al trofeo mancato, diciamo così? Sì, certo che sono felice da podio perché la posizione di partenza in finale era molto nervosa io perché in U-Kart, quello che ho visto, quelli unofficial, era sesta, ma dopo sì, era quinta, quindi c'era un po' più facile di sorpassare. Sì. Certo che volevo vincere, fino all'ultima curva pensavo di vincere, ma anche il secondo posto va bene. Pensavo anche se sono terza, ma vabbè, anche il secondo va bene. Giuseppe, invece per te rimontone nella finale, ci racconti tu come sei riuscito piano piano, anche se non troppo piano, ad arrivare fino all'ottavo posto, anche se poi alla fine sei riuscito ad approfittare di qualche penalità degli altri piloti? Sì, nella prima manche siamo partiti esterni e quindi abbiamo avuto tante difficoltà perché i primi 5 già avevano preso un bel gap. Invece nella seconda manche siamo partiti interni
E quindi subito abbiamo riuscito a prendere gap al di fuori della top 5. E quindi siamo riusciti a fare una mancia in quinto posto. Albert, Invece nella finale, invece? nella finale, Vai. siamo partiti esterni e siamo stati coinvolti in un incidente alla prima curva. E sono stato in 18esimo e poi giro dopo giro abbiamo fatto una grande rimonta fino ad arrivare alla P8 e poi con qualche penalità abbiamo concluso in top 5. Ti sei piaciuto? Sì, però potevamo fare di più. Però insomma, per come hai fruttato le difficoltà, le rimonte, Sì. promosso. Sì. Alberto, invece cosa è successo a te nella prima manche? Quel risultato poi credi che abbia rovinato il risultato finale? Ti meritavi anche tu un podio? Allora, nella prima manche ero troppo agitato di esserla davanti e l'agitazione mi ha portato a fare degli errori. E dopo, nella seconda manche, mi sono tranquillizzato, partendo in pole sono riuscito a fare una bella partenza e dopo però quelle che sono arrivato primo e secondo ne avevano un po' in più di me e quindi mi hanno passato. Io sono arrivato terzo. Dopo in finale, per un guasto tecnico, non sono riuscito a partire e quindi sono dovuto partire ultimo. E dopo sono riuscito a rimontare 15 posizioni, ma dopo non sono più Sì, riuscito. certo. Era finito il tempo. Ragazzi, io vi ringrazio. Voi lo conoscete un po' al Rock Talk Show? L'avete già visto qualche Sì, io ci volta? sono già venuto. Sei già venuto? Dovevi dirmelo subito allora. Quindi vuol dire che non ho una buona memoria. Ah, No, non c'eri te, c'era allora no, Lenotto. allora sono perdonata. Va bene, quindi lo sapete che cosa succede adesso? Sì. Cosa succede? Yeah, Vediamo insieme gli sì. highlights della Junior Rock. Io ringrazio Sofia, ringrazio Giuseppe, ringrazio Alberto. Vediamo insieme gli highlights della categoria Junior Rock e poi cambio sede, cambio piloti, ne parliamo insieme con gli altri protagonisti. Ciao ragazzi, vi ringrazio. Highlights. Sono ben 45 i piloti impegnati sul tracciato di Franciacorta per la categoria Junior Rock. Torna a far parlare di sé Nicolas Marchesi. Nelle sessioni di qualifica, l'attuale leader di campionato realizza il miglior tempo di 49.348 nel gruppo 1 e firma la pole position, mentre il compagno di squadra Riccardo Repetto nel gruppo 2 coglie il secondo posto assoluto. Terza posizione per Knud Nielsen, quarto Vegard Clemensen e quinto Theot Travis. Matteo Berrutti si aggiudica il sesto posto con Riccardo Brangero, Antonico Siba, Alessandro Giarrattano e Alex Desario a chiudere la classifica dei primi 10. Seguono Stefano Zamponi, seguito da Karar Firand, Andrea Tei, Nikita Nikisov, Alex Laghezza, Morgan Knudsen, Ettore Sanesi, Federico Sbardellati, Franziskez Zapla, Tom Martinez, Alessandro Merigo, Antu Ranghetti, Davide Pretosi, Emilio Tedesco, Simone Donchi, Alexander Panaev, Matteo Melis, Leonardo Monzani, Pietro Torneri, Rodolfo Cambiaso, Harold Shepski, Lorenzo Lenzi, Matteo Pau, Giulio Mazzolin, Riccardo Moreni, Alessandro Coccozza, Enrico Pietrovilla, Ettore Di Domenico, Jakob Minkalev, Selina Baum, Pietro Camerlengo, Zachary Taylor, Serena Valenza, Dominic Beller e Jan Turk Blasic. Tabellino assolutamente perfetto per Marchesi nelle qualifying heats. Due vittorie su due per l'italiano, sempre in testa alla classifica, ma questa volta seguito da Nikisov, bravissimo a risalire da 14° a secondo. Desario scala la classifica e si piazza al terzo posto davanti a Theo, quarto, Firand, quinto e Knudsen, sesto. Nonostante un trionfo, Repetto passa da secondo a settimo, mentre Martinez rimonta da 20° a ottavo. Clemensen e Zapla sono rispettivamente nono e decimo, invece Nielsen scivola 17°. Finale ricca di sorprese, quella della Junior Rock. Marchesi conserva la leadership al via, con Desario Bravo a infilarsi in seconda posizione davanti a Firand, Travis e Nikisov. Sono questi i cinque principali protagonisti della corsa. La coppia Firand-Travis rompe gli indugi e ha la meglio prima su Desario e successivamente su Marchesi. Nikisov approfitta della bagarre per colmare le distanze dai primi quattro e anche lui passa Desario e Marchesi.
A metà gara i commissari sportivi assegnano 3 secondi di penalità a Trevis per non aver rispettato la procedura di partenza. A questo punto il malesiano passa in testa e tenta di guadagnare terreno mentre Firand blocca Nikisov. Il piano tuttavia non funziona, Trevis taglia il traguardo per primo ma risulta quinto mentre Firand vince la gara davanti a Nikisov, Desario e Marchesi, con Trevis retrocesso al quinto posto. Però nel post-gara anche Nikisov riceve 5 secondi, stavolta per lo spoiler frontale in posizione non corretta e indietreggia nono. Desario risulta quindi secondo, Marchesi va a occupare invece il gradino più basso del podio. Vorrei farvi notare, per chi non l'avesse già fatto ovviamente da solo, che a Franciacorta nella categoria Junior Rock è arrivato il sesto vincitore diverso in 6 round. Questo a testimonianza ovviamente del grande livello dei piloti, ma anche del fatto che in tanti possono davvero ambire al successo. Il sesto vincitore in questa categoria per quest'anno ce l'abbiamo qui, ospite in studio con noi, ve lo presento subito, Karar Firand dall'Indonesia. Ciao Karar. Ciao. E poi, graditissimo ospite perché è spesso qui presente con noi, lui ride e sa, io so perché lui ride, perché spesso sbaglio la pronuncia del suo cognome, Alex Desario. Ciao. Promossa questa volta. Promossa. Stefano Zamponi, ben trovato anche a te. Ciao. Karar, io partirei con te. Congratulations. Karar, prima di tutto complimenti per la vittoria. Tra l'altro questo è il tuo primo anno nella categoria Junior e finalmente ce l'hai fatta, è arrivata anche quella, è arrivata la vittoria. È stato difficile adattarsi alla nuova categoria? Perché? È abbastanza difficile adattarsi dalla mini alla Junior, ma quando ti eserciti molto diventa più facile. Anche se è molto più difficile arrivare tra i migliori rispetto alla mini. È molto difficile arrivare alla front e con la Junior rispetto alla mini. Alex, invece con te vorrei iniziare a parlare della tua qualifica. Immaginiamo, cioè, ma sappiamo che non è stato facilissimo destreggiarsi in pista. Qual è stato il tuo segreto per salire terzo poi dopo le manche? Allora, sicuramente partendo davanti si parte davanti, quindi si cerca stare comunque nei primi 5, quindi ovviamente quando i primi se ne vanno il gruppo fa fatica a venire a prendere, quindi si ha un livello che comunque si cerca appunto di star là. Non ho proprio un segreto, ma appunto penso che questa gara sia arrivato appunto secondo grazie appunto alla qualifica partendo davanti e alle manche che sono sempre stato là davanti, quindi sono partito bene in finale e comunque sono rimasto là e ho guadagnato il mio secondo posto. Stefano, per te invece 2 quarti posti nelle manche, anche se purtroppo uno si è trasformato in un decimo per una penalità. Guardando al tuo weekend complessivamente, soddisfatto del tuo tabellino? Secondo me sicuramente weekend positivo, peccato appunto per la penalità. Sono molto soddisfatto perché non pensavo di riuscire a recuperare in tutte e 2 le manche fino sempre alla stessa posizione, quindi quarto e quarto. Poi in finale un po' meno soddisfatto perché non trovavo il giusto feeling col kart e niente, però sono soddisfatto di tutto. Karar, riguardando anche gli highlight prima, possiamo dire che eri proprio on fire, eri carichissimo questo fine settimana, tanto da aiutare anche il tuo compagno di squadra, Teo, vero? Nella finale, dopo che sono stato passato da Teo, il mio meccanico mi ha fatto segno di aiutarlo. Allora ho provato a dargli una mano per aiutare il team e per fare tutti il meglio possibile, anche per me. Alex, invece in finale tu te la sei giocata nei primi giri, subito, e poi ti sei trovato in una situazione non facile poi da gestire. Ci racconti tu come hai gestito tutto, come è stata la tua gara? Sì, qual è l'approccio che hai dovuto tenere? Sì, i primi giri sono cercato di rimanere comunque nella mia stessa posizione, di non fare comunque casino per venire, che così non ci venessero a prendere quelli dietro, ma comunque è stato comunque
quelli dietro ci sono venuti a prendere e ci hanno passato, quindi è successo un po' un casino perché ci siamo un po' fermati in alcuni giri, però poi quando il trenino si è, diciamo, si è sgranato, sono rimasto là e gli ultimi giri stavo andando a prendere i primi tre, però sì, alla fine sono rimasto nella mia stessa posizione tutta la gara e ho recuperato un po'. Diciamo all'inizio del nostro programma che ormai siamo agli sgoccioli, no? Sul finire del campionato, guardavo la vostra classifica della vostra categoria prima di arrivare qua, in questo momento sei terzo a 215 punti mentre Marchesini a 327, ti senti ancora ingaggiato per il titolo? Sarà un po' dura per il titolo, ma penso che sì, ce la posso fare a rimanere comunque nei primi tre o anche nei primi cinque, quindi sì. Penso di farcela comunque nel rimanere nei top 3. Stefano, visto che sei arrivato quindicesimo nella finale, che cosa non è andato per il vesto giusto e qual era il tuo obiettivo realistico quando ti sei seduto sul kart, hai messo il casco e prima della partenza? Allora, la partenza è stata abbastanza buona. Soltanto che ero lì tra il partivo dodicesimo, se non sbaglio, ero lì tra il nono decimo e se non mi sbaglio quarto quinto giro all'ultima curva mi hanno, come si dice, allargato e ho dovuto e sono scalato in ventesima posizione, poi mi sono fatto anche male al braccio nel andare fuori e poi ho recuperato quello che potevo, ma ormai c'erano pochi giri e comunque mi faceva anche male il braccio, come ho detto prima. Adesso tutto a posto? Karar, will we see you in Franciacorta in 2 weeks? Yeah, I will be in Franciacorta in 2 weeks. Sì, ci sarò a Franciacorta fra 2 settimane e spero proprio che io e il team faremo bene. Ragazzi, voi invece, Alex, Stefano? Sì, ci siamo. Ci sono. Una curiosità mia, in 2 settimane tornate sulla stessa pista e più o meno, a meno che non succeda un cataclisma a livello meteorologico, dovreste trovare le stesse condizioni atmosferiche. Sì. Un aiuto? Un aiuto tornare sulla stessa pista dopo così poco tempo? Penso che sia un aiuto, ma comunque, come hai detto tu, il clima è un po' quello che è. Infatti comunque nei 2 giorni di prova che sono stato io, comunque c'era un po' di pioggia, quindi un po' di gomma è andata via. Magari in questo weekend non piove, quindi si forma ancora più di gomma. E quindi, però insomma, riferimenti... Sì, riferimenti penso che siano gli stessi. Stefano? Secondo me sì, perché è un vantaggio correre 2 volte, 2 weekend sulla stessa pista, perché comunque sei fresco, come possiamo dire così, e secondo me è un vantaggio. Karar, Alex, Stefano, io vi ringrazio, thanks to be here with us, speriamo di vederci, così ci facciamo buone vacanze, la prossima puntata del Rock Talk Show, ne facciamo un passo in avanti, Race Report della Senior Rock e poi torniamo qui in studio. La Senior Rock richiama a sé oltre 40 partecipanti, per la precisione 42 per il round 6 di campionato. Per la quinta volta in questa stagione, David Stefan Dragan è il mattatore delle qualifiche. 48.031 è il miglior tempo segnato dal rumeno nel gruppo 1 a fronte del riferimento di Adrian Labuda, 48.332 del gruppo 2. Filippo Tornaghi e Vittorio Maria Russo occupano rispettivamente terzo e quarto posto, mentre invece Colin Wuttenberger e Alessandro Bernardi il quinto ed il sesto. Spazio tra i primi 10 anche per Andrea Giudice, Riccardo Salemi, Mattia Gentile e Simone Taccola, mentre dietro si classificano Giulio Olivieri, Paolo Dunpastori, Luca Bettoni, Nicola Meglio, Samuele Di Filippo, Pietro Fioravanti, Dante Vinci, Suleiman Zanfari, Andrea Volpato, Fabio Silvestri, Sacher Rotke, Giorgio Franzoni, Ludovica Miceli, Ruben Pistolato, Alessandro Bernardini, Giovanni Tiberio, Michel Müller, Patrick Fraboni, Mattia Marchiante, Noah Massa, Federico Biagioli, Sofia Zanfari, Cristian Lovi, Gabriele Cucinotta, Diego Bertolozzi, Renius Yeiding, Nicolò Fontani, Massimo Cannizzo, Matteo Bellandi, Mika Scicluna, Maya Meneghin e Giovanni Polato. Dragan è inarrestabile anche nelle qualifying hits, nelle quali mette a segno 2 vittorie su 2 manche in programma. Un successo anche per Tornaghi, che va a occupare il secondo posto nella graduatoria intermedia, davanti a Giudice terzo.
Russo e Wuttenberger sono stabili al quarto e quinto posto, mentre dietro di loro si piazzano Taccola, Bettoni, Olivieri, Bernardi e Gentile. La Buda non riesce a conservare la seconda posizione, anzi risulta undicesimo. Protagonista assoluto della finale è il solito Dragan. Il rumeno parte forte allo start ed è subito davanti a tutti con Giudice, Wuttenberger, Tornaghi, Taccola, Russo, Bernardi e Vinci nel ruolo di inseguitori. Si accende immediata la battaglia per la piazza d'onore che vede Wuttenberger e Tornaghi passare Giudice, ma la bagarre permette a Dragan di acquisire un buon vantaggio sugli altri tre. Nei giri successivi Wuttenberger registra una serie di giri veloci e inizia a rosicchiare il gap che lo separa da Dragan. Ma il leader della corsa amministra perfettamente il proprio vantaggio e al termine dei 16 giri totali taglia trionfante il traguardo finale. Wuttenberger festeggia comunque il secondo posto mentre Tornaghi realizza il best lap all'ultimo passaggio e ottiene il gradino più basso del podio. Giudice, Taccola e Vinci terminano tra i primi 6. Come avrete potuto intuire dagli highlights che abbiamo appena rivisto insieme, anche la categoria Senior Rock ha avuto in pista un numero elevatissimo di partecipanti, pensate più di 40. Questo a conferma dell'ampio consenso che sta raccogliendo anche questa categoria tra i piloti e i team. Dicevamo all'inizio della trasmissione, ma siamo agli sgoccioli, mancano due gare alla fine del campionato, quindi facciamo il punto di tante situazioni ancora aperte con gli ospiti che avremo qui in studio con me e non solo in studio per questa settima puntata del Rock to Show. Un pilota è qui in studio con me, poi presentiamo anche quelli collegati, Simone Taccola. Buonasera. Ben ritrovato a Grazie, te. Grazie anche a voi. Ciao Simone. Collegati invece con noi Dante Vinci. Ciao Dante. Hello. E poi anche dalla Germania Colin Wuttenberg. Hello. Is right my pronunciation? Is okay, Colin? Yes. Okay, perfect. Yes. Because it's not so easy for me. Partiamo da Simone. Partiamo da Simone, che è qui con me. Simone, nel round 1 a Franciacorta non eri andato tanto bene, no. A memoria. Al contrario, invece, il weekend scorso, sulla stessa pista, hai colto la top 5. Cosa è cambiato, al di là delle condizioni? Allora, il cosa è cambiato semplicemente nella scorsa gara all'inizio stagione, semplicemente ho avuto qualche contatto con un pilota, quindi per vari motivi sono poi scalato un po' più indietro. Mentre invece, devo essere sincero, in questa gara non ho avuto contatto con nessuno e infatti è anche andata una gara molto tranquilla, molto liscia e siamo riusciti bene o male a fare il nostro, quello che si poteva fare per questa gara più che altro. Quindi diciamo che il segreto non segreto è stato avere un weekend pulito, lineare, che quello pulito, aiuta sempre. Perché praticamente il sabato già non eravamo così messi bene rispetto agli altri. Siamo arrivati praticamente alla domenica, dove ci siamo ritrovati appunto nell'unica sessione di prova, a provare un altro setup completamente diverso e siamo riusciti diciamo ad avvicinarci agli stessi tempi, ma un po' distanti eravamo. Colin, it's your turn now. You conquered your first podium of the season. Colin, per te è arrivato il primo podio in stagione. Come hai lavorato nel corso dell'anno per raggiungere questo obiettivo? Potevi anche vincere alla fine, secondo te? It was a long wait 2 days because I have to change a lot of teams. I don't find the right setup in the old team. Per me è stata una lunga strada visto che ho cambiato un po' di team. Adesso credo di aver trovato un buon assetto e dopo aver lavorato anche sulla mia esperienza e sulle mie sensazioni, sono passato a Zanchi, dove mi trovo davvero bene e posso ora mostrare tutta la mia esperienza e andare a lottare per le posizioni che conto. Like a big goal because I feel in the team very well and I can show there my experience that I can go to the winning or to the podium. So can we say that è stato un bel risultato, possiamo dirlo? In Franciacorta. Yeah. Yes, it was a big good result because I working a lot there. Abbiamo fatto un ottimo lavoro a Franciacorta e sono contento di aver lottato per le posizioni che contano. Sono molto contento della mia seconda posizione finale. I'm very happy about it. Dante,
I know that you have a lot of experience. Dante, sei un pilota con molta esperienza. So che corri anche nel campionato europeo. Come mai hai deciso di prendere parte alla Rock Cup Italia? In the Rock Cup Italia too? I was given the opportunity to race in the Rock Cup by New Technology. Il mio team New Technology mi ha dato la possibilità di correre nella Rock e mi sono detto, perché no? Sarà bello conoscere una nuova realtà e un nuovo campionato e fare un buon allenamento. Me more and taught me something for the OK race. What do you like about this Cosa ti è piaciuto di in maniera particolare di questo campionato? Quello che mi piace di questo campionato è che tutti sono molto vicini e questo permette di fare gare molto divertenti. Simone, tornerei a te anche perché Dante si sente sì e no. Tornando al tuo weekend, sei stato sempre, diciamo, in tutto il weekend nella parte alta della classifica, ma poi sei mancato per il podio nella finale? Appunto, è mancato quel qualcosina in più che ci mancavano rispetto ai primi tre, come appunto il pilota che è arrivato davanti a me. Eravamo sugli stessi tempi, si andava letteralmente sugli stessi tempi, mentre invece i primi tre erano imprendibili. Non saprei neanche io dire cos'è che è venuto a mancare, sinceramente. Colin, in finale c'eri tu, Dragan e Tornaghi tra i più veloci in pista, ma stabili però nelle proprie posizioni. Cosa non ha agevolato una battaglia ravvicinata tra voi tre? It was like my start was very well, and Tragan started for the first position, so he can went very well to the front. Tonagi have to work a little bit to the front to me, but I like in the first two laps I go to second position, and so I lose a lot of speed to Tragan and La also mia partenza è Tonagi, but stata molto buona, ma anche Dragan è partito bene ed è stato capace di stare davanti. Tornaghi era riuscito a passarmi davanti, ma nei primi giri sono riuscito a ripassare in seconda posizione. Ho perso molto tempo da Dragan per questo mio duello con Tornaghi e poi tutti e tre giravamo più o meno sugli stessi tempi. Soprattutto nei primi 10 giri giravamo proprio uguale. Poi io e Tornaghi abbiamo cominciato ad andare più veloci di Dragan. Penso che se avessimo avuto un paio di giri ancora avremmo potuto prendere e passare Dragan. Soprattutto Tornaghi era molto veloce nel finale, forse avrebbe passato anche me. Ma non c'erano più giri, quindi penso che vada bene così. Position we went in the start, I think it was good. Dante, are you satisfied about your Ritieni il sesto posto un risultato soddisfacente oppure potevi fare di più anche forse con una qualifica migliore? Sì, penso che la sesta posizione non sia affatto male. Sono abbastanza soddisfatto. Il resto del gruppo aveva sicuramente molta più esperienza di me nella Rock Cup e anche il mio team non è abituato alla Rock. Siamo stati bravi a migliorare passo dopo passo, dopo le qualifiche. And fortunately enough, we achieved after the qualifying. Ok, Dante, io ti ringrazio. Thank you so much. Thank you. Grazie. Ringrazio anche te, Colin. See you next time. Yes, thank you. Ciao, Bye bye. Colin. Ciao. Approfitto di te, Simone, che sei qui con me. Parteciperai al settimo round, sempre a Franciacorta, tra 2 settimane? Può darsi. La mia curiosità è quella, si va su una stessa pista, più o meno potreste trovare le stesse condizioni. Quanto corre su una stessa pista con una differenza di tempistiche così vicino può agevolare? Nel senso, tu parlavi che questo weekend scorso ti è mancato quel qualcosina. Ecco, dovessi andare a fare anche il settimo round a Franciacorta, quel qualcosina secondo te andando su una stessa pista è più facile trovarlo? Sicuramente sì, anche perché potrei appunto paragonarmi con il mio compagno di squadra e si può andare appunto a vedere che cosa c'è di come andare a risolvere questi piccoli problemi. Grazie Bene, io ti ringrazio a Simone, voi. speriamo di vederci. Se farai Franciacorta, buona Franciacorta, se non la farai, buone vacanze, immaginando e sperando per te che tu vada in vacanza come tutti. E allora passiamo, Race Report della categoria Expert Rock, poi torniamo qui così vi presento i successivi ospiti.
due gare combattute e senza esclusione di colpi, quelle della Expert Rock a Franciacorta. Seconda pole position stagionale per Alessandro Viganò, il più veloce nelle prove cronometrate, grazie al tempo di 49.637. Esattamente con un decimo di differenza, Luca Fiorenti è secondo classificato, di pochissimo, davanti a Pini terzo, a Donadè quarto e a Zani quinto. Paolo Baselli e Angelo Ardito marcano lo stesso riferimento, i due si posizionano rispettivamente sesto e settimo. Tra i primi dieci troviamo anche Filippo Repetto, Michele Zampieri, Fabio Cretti. Al via della gara anche Roberto Nali e Roberto Pelanconi, Pier Giuseppe Di Landro, Marco Beretta, Leonardo Grassini, Valerio Modugno, Alberto Franchini e Marzio Cavini. In gara 1 Viganò non commette errori al via e mantiene la prima posizione con Fiorenti, Donadei e Pini subito al suo inseguimento. Il leader della corsa guadagna sempre più margine sui diretti rivali e Donadei sorpassa prima Fiorenti e successivamente prova a non perdere contatto con il poleman. All'ottavo giro, quando aveva accumulato quasi 3 secondi di vantaggio, Viganò rallenta vistosamente per un problema tecnico e si ritira. Il comando passa quindi nelle mani di Donadei che, grazie alla sua esperienza, tiene a bada Repetto, poco distante da lui. Donadei taglia per primo il traguardo finale con Repetto secondo e Zani bravo a sopravanzare nelle ultime fasi Ardito, Repetto e Pini. In gara 2 Baselli beffa la partenza Cretti, partito dalla pole position per effetto dell'inversione dei primi 8 e prende subito la leadership. Tuttavia ai commissari sportivi non sfugge la partenza irregolare di Baselli e gli assegnano immediatamente 5 secondi di penalità. Con Baselli virtualmente fuori dal discorso per la vittoria, la battaglia si concentra su Cretti, Donadei, Zani e Nali. Donadei studia a lungo Cretti e nel corso dell'ottavo giro scavalca il rivale e guadagna il possibile primo posto. Donadei risulta incontenibile e dopo aver sorpassato anche Baselli, vince per la seconda volta proprio nel giorno del suo 63esimo compleanno. Cretti si difende da Zani nelle ultime curve e i due chiudono secondo e terzo davanti a Nali, Zampieri e Baselli. Non prende parte alla gara Viganò. Lo avrete intuito anche voi, per chi non fosse stato in pista, la categoria Expert Rock ha avuto un unico grande vincitore in entrambe le gare, che è qui con noi, anche se non è venuto in studio, lo perdoniamo lo stesso, soprattutto perché gli facciamo in ritardo anche gli auguri del suo compleanno. E lui non è uno qualunque, ma è Tino Donadei. Ciao Tino! Salve, Virgi! Buon compleanno in ritardo, prima di tutto. Grazie. Non ti chiedo quanti anni sono, perché non piace nemmeno a me. Non posso anche dire. Vai, quanti sono? Quante candeline 63. C'erano sulla torta di compleanno? 63 anni. Ah, complimenti. Ma soprattutto complimenti perché dai la paga ancora tanti più giovani di te. E lo ha dimostrato in pista lo scorso weekend a Franciacorta. E allora ti chiedo subito, dato che hai portato a casa vittoria sia in gara 1 che in gara 2, qual è stata quella più complicata, ma soprattutto quella che ti ha dato più soddisfazione? Allora, la più soddisfazione è gara 2. Perché? Gara 1 è perché partivo ottavo, che visto che c'è la classifica invertita, e non pensavo di fare una partenza così, e poi il ritmo era sempre migliore e sono riuscito a raggiungere sia Cretti che Paolo e niente, è andata bene. Non ne faccio una questione di anni, ne faccio una questione di esperienze in pista. Qual è il segreto per rimanere sempre così competitivi? Beh, la cosa più importante è non ho mai smesso. Ed essere sempre in pista sicuramente ti facilita la cosa, ecco. Poi avere sì, l'esperienza aiuta. Di altro la voglia. È la voglia di essersi sempre, mettersi sempre in discussione, cioè per dire l'agonismo, ecco, ce l'ho dentro.
Ci mettiamo anche la parola passione? Sì, di più. Anche se mia moglie dice che è una malattia. No, 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 io dico passione. Di a tua moglie che sbaglia, digli che te l'ho detto io. Vabbè, va Senti, bene. parlando proprio di cose di pista, con il bellissimo weekend di Franciacorta, sei balzato, proprio schizzato in testa alla classifica. Quali secondo te, quali sono i rivali che reputi più pericolosi pensando al campionato? Beh, sicuramente Viganò, perché è un altro pilota sempre competitivo. Poi ci aggiungiamo, adesso io con i nomi non mi ricordo, ma è secondo in campionato. Vabbè, se poi si presenta la Pacciova, Lei è sempre tosta. diventa difficile. Ce ne sono più di uno, è questione sempre, ogni pista ti tira fuori un qualcosa che puoi andare sia a migliorare o rimanere in quel gruppetto lì nei primi 5 o 6. Quindi ne fai anche una questione di tracciato proprio. Di messa a punto, Sì, e allora ti faccio una delle mia volte domanda. Ti indovini tutto. faccio anche la domanda che ho fatto anche a chi ti ha preceduto, no? Prossimo round, sempre Franciacorta, tra pochissimo, meno di 2 settimane ormai. Quanto questo può influire, visto che andate sulla stessa pista, che al di là che possa, cioè ovviamente il meteo può sempre metterci lo zampino, ma troverete più o meno le stesse condizioni. Quanto agevola questo nella preparazione e nello svolgimento del weekend per un pilota? Allora, agevola molto perché avendo fatto delle prove e aver trovato un buon setup e dei particolari in base giustamente temperatura e altre piccole cose, io dico che la prossima si partirà da questo setup qui e poi vediamo se c'è caldo, se piove, se no. Le altre cose che possono capitare, Tino è più un pilota da asciutto o si esalta anche sul bagnato? più da asciutto. Vabbè, Sul immaginiamo. bagnato mi piacciono, però è sempre un rischio. Sei sempre sulle uova, ecco. Vabbè, quindi hai la speranza che sia un'altra grande gara calda, Franciacorta, il prossimo weekend. L'ultima Penso domanda, proprio di sì. sappiamo che ormai c'è, che più o meno è lontana, no? La Rock Cup Super Final. Ci stai pensando o proprio non ci stai pensando? No, ci sto pensando, è molto. Tino, allora sei Sì. contento di come hai festeggiato il compleanno? Ah, meglio di così. Ovviamente si sa. Ma la prima finale sono stato un po' fortunato e lo devo dire, perché senz'altro Viganò sarebbe stato difficile prenderlo. Però la seconda me la saprei giocata meglio perché abbia fatto un piccolo step di miglioramento. E quindi sei contento, sei soddisfatto anche di come hai gestito tutto il weekend? Sì. Tino, allora io ti ringrazio, ti rinnovo gli auguri da tutta la famiglia del Rock Talk Show, speriamo di vederci presto, in pista anche. Bene, E se non grazie. ci vediamo prima di persona, ti auguro buone vacanze. Altrettanto. Saluto a Grazie. tutti. Ciao Tino, io ringraziando Ciao. e salutando Tino, farei un passettino avanti perché invece sono stati ben due i vincitori diversi nella categoria Super Rock. Vi lascio scoprire guardando insieme il Race Report e poi ne riparliamo. Non mancano i colpi di scena nella Super Rock, la categoria monomarcia più prestazionale della Rock Cup Italia.
Cristian Comanducci marca la seconda pole position consecutiva in qualifica, fermando il cronometro sul tempo di 47.513. Sempre velocissima anche Gaia Cardinali, seconda in classifica a 62 millesimi dall'italiano, mentre Bartosz Grivas e Yen Chen Ku sono rispettivamente terzo e quarto. Domenico Cicognini e Delio Tuchot si aggiudicano la terza fila, Pozzi e Niehaus invece la quarta. Thomas Aires, Silva Costa Monta, Manuel Gritti, Riccardo Martinello, Jérôme Huber, Chiara Bolognini, Edoardo Montoro, Valentina Nessi, Riccardo Cococza, Sergio Coc, Nicole Maffeis, Cristian Signoretta, Matilde Seregni, Lorenzo Poletti e Alessandro Zini chiudono la graduatoria generale. In gara 1 Comanducci mantiene il comando delle operazioni alla prima curva, con Grivas davanti a Cardinali e Shaw. Cardinali si anima nelle fasi iniziali, prima recupera la propria posizione ai danni di Grivas, poi azzera quasi del tutto il ritardo da Comanducci. Proprio il leader della gara, suo malgrado, regala il colpo di scena più grande, al terzo giro parcheggia il proprio kart a bordo pista e alza definitivamente bandiera bianca. Dunque campo libero per Cardinali, che si ritrova in testa inseguita da Shaw, Pozzi, Grivas, quest'ultimo scivolato quarto dopo un contatto con Pozzi. Grivas cede due posizioni anche a Cicognini e Q, ma il polacco non demorde e addirittura si riporta alle spalle di Shaw dopo alcune tornate. Nel frattempo Cardinali è la regina incontrastata della corsa e vince con oltre 2 secondi di vantaggio su Shaw e Grivas, con la volata che premia lo svizzero davanti al polacco. In gara 2 Huber sfrutta al meglio la chance della pole position grazie alle posizioni di griglia invertite per stabilirsi al comando subito dopo il via. Cicognini invece sale in seconda posizione spodestando Niehaus, che successivamente viene sopravanzata anche da Shaw, Q e Grivas. La leadership di Huber dura poco perché lo svizzero viene sorpassato da Cicognini, Shaw e Grivas, quest'ultimo capace di portarsi davanti a Q in precedenza. Cicognini impone il proprio ritmo sulla corsa e costringe Shaw a guardarsi le spalle, di nuovo da un minaccioso Grivas. Cicognini vince la seconda prova del weekend, mentre Shaw precede per la seconda volta Grivas sulla linea del traguardo. Q chiude quarto, seguito da Pozzi, Niehaus e Huber, ritirata Cardinali. La Super Rock lo scorso weekend a Franciacorta ci ha regalato tante sorprese, oltre che averci regalato anche bellissimi duelli in pista, e quindi io non perderei tanto tempo perché vorrei rivivere con loro, ovvero con i protagonisti del weekend, quello che è successo in pista. Due di loro sono qui con me, ve li presento subito. Domenico Cicognini, ben tornato, ben ritrovato, e do il ben ritrovato anche ad Alessandro. Buonasera a tutti. Zini. E poi... di solito qui con noi a farci compagnia in studio qui al Rock Talk Show, non è con noi invece per questa puntata, ma sempre presente, collegato, Elliot. Ciao Elliot Show. Ciao. Dove sei? A casa tua? Sì, sono a casa mia. Però hai rubato lo studio al papà. Eh sì. Va bene, andiamo avanti, rientriamo nei temi del weekend, torniamo anche da te Elliot, ma partirei invece da Domenico. Puoi ritenere, Domenico, il weekend di Franciacorta come una sorta di rivincita personale su quello di Lonato? Che in notturna non era andato così così? Sì, è stata sicuramente una gara un po' più positiva, anche un po' con meno problemi, perché a Lonato ho avuto anche un incidente. Però sì, appunto, sono molto contento soprattutto per gara 2, perché oltre ad averla vinta andavo molto molto bene, e quindi... è quello che volevamo fare, ecco, quindi anche per questo sono molto contento. Alessandro, invece io potrei dire che diametralmente per te è andato proprio all'opposto, no? Sole luna, sole per Domenico, luna per te. Che cosa nota bene rispetto agli altri round? Qualifica nel fondo, gara 1 difficile, ritiro in gara 2. Allora, diciamo difficile che... difficile da digerire un weekend così, C'è tanto amaro in bocca. È stato un weekend condizionato da diversi problemi tecnici, cominciati proprio fin dalle crono, a causa di un guasto non sono riuscito a completare nemmeno un giro lanciato, e di conseguenza quindi una partenza dal fondo in gara 1. Quindi già in salita. Già in salita. In gara 1 poi, diciamo,
una discreta rimonta c'è stata, ci siamo riportati a metà classifica, per poi incombere nuovamente in gara 2 in un altro inconveniente tecnico che mi ha portato al ritiro. Speriamo di rifarci tra una decina di giorni, sempre a Franciacorta. Quindi avrai la tua seconda chance. Speriamo. Sulla stessa pista. Elliot, il tuo turno. Io direi che il tuo weekend, possiamo dire che puoi ritenerti soddisfatto, è andato bene, sei riuscito per ben due volte a battere uno dei protagonisti del campionato, a battere Grizzua. Sì, possiamo dire che è andato bene, ma non sono completamente soddisfatto. Come mai? Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del tuo weekend? Mi è piaciuto di essere sul podio, come sempre, ma non mi hanno piaciuto perché mi sono fatto rovinare il mio migliore giro. Quindi potevo essere sulla prima fila, ma mi sono trovato sesto. Domenico, visto che parlavamo del duello tra Elliot e Bartoz, avevi le carte in regola questo week scorso per riuscire a infilarti e battagliare con loro, secondo te? Sì, ho fatto un po' più di fatica in gara 1, però appunto ogni weekend conta sempre tanto, poi alla fine la messa a punto, di essere, anche di sentirsi bene su, che ti riesce a dare alla fine quel qualcosa in più. L'abbiamo trovato molto in gara 2 e difatti non ho avuto particolari problemi e sono riuscito ad andare via molto bene anche con il passo e allungare per tutta la gara. Alessandro, abbiamo già parlato della tua voglia di rivincita per quanto riguarda il settimo round, che sarà sulla stessa pinza di Franciacorta. Quali obiettivi ti sei posto, secondo te, mancano due gare alla fine del campionato? Quali obiettivi realistici puoi raggiungere? Secondo te, il podio è possibile? Il podio lo vedo un po' più difficile. Stare nei primi 10 è possibile. Quindi l'obiettivo è quello, riuscire ad arrivare nella top 10. Elliot, sappiamo che hai preso parte alla categoria a partire, se non sbaglio, se la memoria non mi inganna, dal quarto round a questa categoria. Visti i risultati ottenuti in stagione, hai rammarico di non aver iniziato subito in questa categoria e che quindi aver iniziato prima ti avrebbe aiutato a giocartela anche per il titolo? Non troppo, no, perché per me è stata una bella esperienza di provare in Schiffer. Quest'anno mi ha aiutato tanto per la guida di gare, per come passare gli altri, ma per imparare un po' di più. Franciacorta, tra due settimane ci sarai, ti vedremo? Certo che ci sono. Va bene, allora in bocca al lupo per il settimo Grazie. Round, Franciacorta, magari tornerai qui con noi ospite fisicamente al Rock Talk Show. Spero di sì. Grazie Elliot. Grazie a te. Ragazzi, ringrazio anche voi, Domenico, di essere stato qua con noi, Alessandro. Ci vediamo se a Franciacorta o dopo le vacanze vi troverò belli abbronzati. Grazie. Perfetto, grazie, vi ringrazio, quindi farei un passo in avanti, highlight, race repo, shift and rock e poi torniamo qui. Atmosfera infuocata nella shift and rock, la categoria March della Rock Cup Italia, che vede al via 38 iscritti. Con un tempo di 47.138 conseguito nel gruppo 1, Federico Squaranti conquista la sua prima pole position stagionale e beffa Riccardo Rigodanza, primo nel gruppo 2, per soli 12 millesimi. Fabrizio Morardo ottiene il terzo posto, seguito da Andrea Liberti al quarto, da Nicky Taylor al quinto e da Manuel Daziano al sesto. Prima apparizione in questo 2023 per Mattia Sergio Limena, vincitore del titolo 2021, con la settima posizione in qualifica davanti a Demis Graziani, Massimiliano Pezzucchi ed Edoardo Sabatino.
Seguono in classifica Federico Mascialino, Alessandro Lizio, Boris Cutaia, Andrea Zemin, Marco Chiarello, Luigi Del Vecchio, Gabriele Bensi, Stefano Bonara, Ferruccio Alacqua, Barry Gregg, Lorenzo Ripamonti, Gioele Pollini, Marco Acquarella, Alessio Foresto, Gabriel Bizzozzero, Ivan Peller, Damiano Sapio, Alessandro Tagliacollo, Pietro Gobbi, Thomas Consonni, Lorenzo Celetti, Leonardo Boccardi, Michael Barzuk, Alfio Messina, Mattia Rossetti, Cristian Quagliata, Riccardo Franciose e Leon Matur. Per la prima volta in questa stagione i piloti della Shift Rock affrontano la tagliola delle Qualifying Heats e vengono suddivisi in tre gruppi. Grazie a due vittorie, Rigo Danza si prende la propria rivincita su Squaranti e si invertono di posizione rispetto alle qualifiche nella classifica intermedia. Mascialino guadagna la terza posizione, mentre Daziano e Limena sono rispettivamente quarto e quinto. Taylor retrocede al sesto posto davanti a Pezzucchi, Chiarello, Zemin e Lizio. Un ritiro rovina lo score di Aliberti, sedicesimo, e di Morardo, ventunesimo. Nella finale tutto regolare allo spegnimento dei semafori. Rigo Danza protegge la propria posizione dagli attacchi di Squaranti, che a sua volta chiude le porte a Mascialino alla prima curva. Pezzucchi, Taylor, Chiarello, Foresto, Limena e Daziano sono nelle posizioni immediatamente successive ai primi tre. La situazione si stabilizza fin da subito, con Rigo Danza, Squaranti e Mascialino attenti a non commettere errori. Ma all'ottavo giro Mascialino rompe gli indugi e passa a Squaranti per ottenere il secondo posto, mentre Taylor scavalca Pezzucchi per il quarto. La gara risulta perfettamente equilibrata e le posizioni non cambiano più fino alla fine. Rigo Danza vince con mezzo secondo di vantaggio su Mascialino e Squaranti termina sul gradino più basso del podio. Quarto Taylor, quinto Pezzucchi, sesto Daziano. Si è fatta sempre più ricca di partecipanti, numerosi, come avete potuto sentire dagli highlight, la categoria Shifter Rock, che per la prima volta in stagione così ha affrontato le qualifying heat. Questa è stata una variabile importante? Non so io rispondervi, ma lo faranno loro. Ospiti qui in studio con me, Riccardo Rigo Danza. Ciao Riccardo, ben ritrovato. Grazie, buonasera. Federico Mascialino, ben ritrovato anche a te. Buonasera. E Massimiliano Pezzucchi. Ciao Massimiliano, ciao. Piacere. Riccardo, partirei da te ovviamente, perché sei seduto qui diritto a me, primo in finale. Quanto è stato complicato, la mia prima domanda per te, contenere i due Federico? Ovviamente parlo del qui presente Mascialino, ma anche Squaranti al via. Qual è stata poi la chiave del successo? Allora, siamo riusciti a partire bene e mantenere la testa fin dal primo giro. C'è voluto sangue freddo? Come? C'è voluto sangue freddo? Sì, c'è voluto tanto sangue freddo, anche perché ho sempre avuto il fiato sul collo sia di Federico Mascialino che di Squaranti, e è stato molto complicato, anche perché il penultimo giro Federico Mascialino ha provato l'attacco e fortunatamente non portato a buon termine e sono riuscito a portare a casa la vittoria. Ma non ce l'avete un soprannome così... No. Si evitano i cognomi, eh? Fede. Non ce l'avete. Abbiamo troppi nomi simili, non si e infatti riesce. Per quello che dico, troviamoci un soprannome almeno. Cognome, andiamo di cognome. Va bene, dai, scherzi a parte. Federico Mascialino, no scherzo. La pista di Franciacorta, sapete meglio di me, non è una pista, no, che concede, su cui è facile sorpassare. Come sei riuscito a superare invece Squaranti in finale? E quindi a questo punto ti chiedo se vedevi la vittoria, se la vittoria era possibile. Sono riuscito a superarlo intorno al settimo ottavo giro, perché ha commesso un piccolo errore lui, quindi ne ho approfittato, avevo un pochino più di passo in quel momento e quindi sono riuscito a passarlo. Sì, speravo di riuscire a vincere e ci ho anche creduto in realtà durante la gara. Avevo recuperato un po' di terreno su Riccardo, ma come ha detto lui al penultimo giro ho provato a superarlo, ma non ce l'ho fatta e quindi niente, abbiamo concluso in seconda posizione. Massimiliano, dicevamo all'inizio, no, introducendo la vostra categoria, del numero sempre crescente, per te è il secondo anno, sì. In questa categoria, come ti stai trovando, come secondo te sei cresciuto, ma ti chiedo anche come è cresciuta la competitività della categoria, secondo te? Sì, nel mio secondo anno, il primo anno ho fatto abbastanza fatica, perché carta, marce, tutti abbastanza più grandi, più esperti, però piano piano stiamo sempre migliorando
però anche il livello in sé del campionato si sta sempre alzando, però riusciamo ad andare sempre meglio e quindi è una buona cosa. Riccardo, credo che diventi anche con più partecipanti, anche le lotte poi per i titoli diventino anche più tirate, no? Hai preso il comando provvisorio per ora della classifica con un solo punto. Stavo guardando proprio la classifica adesso su Niki Tielo. Quanto è secondo te tirata la lotta per il titolo e su cosa si giocherà? E Tanto su cosa te la tirata. giocherai? E abbiamo fatto fatica, siamo partiti bene all'inizio campionato, abbiamo fatto un po' fatica nella fase di metà campionato, adesso siamo riusciti appunto a riprendere il comando per un niente, e tanto complicato. Vediamo adesso le ultime due gare con gli scarti se riusciamo a mantenere la testa. E infatti la mia domanda per Federico era proprio questa. C'è ancora la possibilità secondo te di guadagnare punti su Ricky e Niki Taylor visto proprio la regola degli scarti? Dipende cosa succederà alle ultime gare. Per me la possibilità c'è, dipende però come arriveranno loro nelle prossime gare, come arriverò io. Massimiliano, pensi che quello di Franciacorta sia stato il tuo miglior weekend Sì. della stagione? In gara 2 sei anche arrivato a occupare il quarto posto. Soddisfatto? Il podio Sì. era possibile secondo te? Cosa manca per lottare costantemente per quelle tre posizioni lì? Manca ancora magari un po' di esperienza e cattiveria in gara, però come velocità e tempi siamo molto competitivi adesso, come infatti in gara 2 sono riuscito a fare il miglior tempo e basta, ancora migliorare un po' in gara, un po' di esperienza e poi si cerca di vincere. Ricordando, come abbiamo parlato, che la lotta quindi per il titolo è apertissima, mancano due gare alla fine del campionato. Vi chiedo allora se ci sarete sulla stessa pista, ma tra poco meno di 2 settimane a Franciacorta, per giocarvela. Sì, assolutamente. Io non ci sarò a Franciacorta, ci sarò a Cremona però Quindi forse. ci vediamo dopo le vacanze. Esatto. Massimiliano? Sì. Quindi io vi ringrazio. E approfittando, ringraziandovi e salutandovi, vi do l'appuntamento. Non andate in vacanza, perché prima di andare in vacanza dobbiamo vivere insieme il 7º round della Rock Up Italia. La pista sarà sempre la stessa, poco meno di 2 settimane. Vi do l'appuntamento a Franciacorta e poi ovviamente a seguirci insieme al prossimo appuntamento del Rock Talk Show. Franciacorta il 6 e poi la settimana successiva il nuovo appuntamento con il Rock Talk Show. Vi ringrazio di averci seguito, alla prossima.